Grazie a tutta la Commissione, saluto ovviamente tutti i colleghi deputati presenti o collegati. Vi ringrazio veramente perché iniziamo oggi a parlare di piano strategico. Il tempo a nostra disposizione per arrivare alla definizione del piano è dicembre 2021, quindi dicembre di quest'anno. L'accordo politico trovato nell'ultimo Consiglio in Lussemburgo dovrà essere declinato nelle prossime settimane su base tecnica. Il quadro è chiaro, oggi cercherò di farvi una sintesi sia delle parti che riguardano appunto la riforma della PAC e del quadro complessivo del compromesso tra Consiglio, Parlamento e Commissione determinate nel super trilogo finale di fine giugno, ma vedremo anche assieme quali sono i cardini del piano strategico, elemento nuovo di questa nuova PAC. Voglio però partire da una breve cronistoria di cosa è successo da giugno del 2018, quando l'Unione Europea, nei co-legislatori e la Commissione hanno deciso di iniziare questo percorso di riforma della PAC. Un percorso che è stato sicuramente complesso per molti motivi. Innanzitutto perché ovviamente la politica agricola che ciascun paese vuole dall'Europa è legata alle condizioni dell'agricoltura del proprio paese e quindi è evidente che ogni paese ha le sue caratteristiche, le sue distintività e ciascuno Stato membro ha logicamente cercato di ottenere il massimo rispetto appunto all'agricoltura sviluppata nel paese stesso. C'è stato un confronto che io ovviamente ho seguito da febbraio di quest'anno, molto acceso tra Consiglio e Parlamento su alcuni punti in particolare, la densità degli ecoschemi, il ring fencing del secondo pilastro, alcune GAEC che non trovavano una condivisione tra Parlamento e Stati membri nella loro definizione, la questione della condizionalità sociale, sulla quale io ho avuto una posizione più vicina al Parlamento che ai colleghi del Consiglio, però sulla quale poi l'accordo è stato trovato, così come su tutti gli altri fronti. È stato appunto un momento di confronto acceso, dove da un lato erano evidenti le necessità di implementare una PAC che facesse della sostenibilità ambientale uno dei propri cardini, dall'altro c'era però l'esigenza di ricordare a tutti noi che il settore primario si regge sulle produzioni agricole e che quindi la sostenibilità ambientale, che è certamente obiettivo orizzontale di tutte le politiche produttive, di tutti i settori produttivi, non poteva essere scaricata totalmente addosso all'agricoltura. Questo è stato uno degli elementi centrali del dibattito tra Parlamento, Consiglio e con la Commissione. Voglio però dare un dato e precisare alcune cose perché nelle ricostruzioni di questi giorni, dall'accordo in poi, alcune testate hanno riportato dati non reali o critiche eccessive rispetto alla questione del quantum, cioè di quanto vale la PAC per il nostro paese, perché se è vero che c'è una riduzione, è vero che quella riduzione è stata determinata non oggi, ma a luglio dello scorso anno, quando l'Europa, nel definire il Next Generation EU, ha ridefinito anche gli importi da destinarsi nel quadro finanziario pluriennale a tutte le altre politiche di sostegno europea. È chiaro quindi che il quadro complessivo va valutato sulla base dei dati economici della PAC, ma di quanto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Fondo Complementare è destinato al settore agroalimentare.
Perché se è vero che c'è una riduzione della PAC, è anche vero che ampie sono le risorse del PNRR. In particolare, comunque, per i pagamenti diretti, per ogni annualità sono destinati 3 miliardi 628 milioni 500 mila euro, per la OCM Vino 323,9 milioni per ogni annualità, per l'OCM Miele 5,2 milioni, per l'OCM Olio d'Oliva 34,6 milioni, 250 milioni per ogni anno per l'OCM Ortofrutta e per quanto riguarda il FEASR, quindi la parte di sviluppo rurale, la prima annualità, quindi il 2020, aveva 1 miliardo 648,6 milioni, a cui si aggiungono 269 milioni di finanziamento dal Next Generation EU. Per le annualità successive, 1 miliardo 349 milioni, sempre per la parte FEASR, più per il 2021 altri 641 milioni, legati al fondo Next Generation EU. La somma complessiva di tutti i dati che vi ho dato per tutte le annualità fa 40 miliardi 353 e 354 milioni circa. A questi però si aggiungono 11 miliardi, portando la somma a circa 52, 51 e mezzo, che riguardano il cofinanziamento statale, parte governo centrale, parte regioni nella misura di 70-30. Quindi complessivamente circa 51 miliardi e mezzo è il valore della PAC per il settennato in corso. A queste risorse però che sono di circa 6,2 miliardi inferiori rispetto al settennato precedente, si devono aggiungere i 5,9 miliardi di euro di progettualità specifiche per la filiera agroalimentare presente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel Fondo Complementare. Parlo della meccanizzazione, la logistica, l'agrisolare, il progetto per dei contratti di filiera, 1 miliardo e 200 milioni, e oltre a questi 5 miliardi e 9 ce ne sono circa 2 di progettualità che sono prevalentemente legate al settore agricolo, gli 880 milioni per il bacini irrigui e il miliardo e 920 milioni per il biogas e il biometano. Oltre a questo, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono le misure orizzontali, quelle alle quali ha accesso anche la filiera agroalimentare, penso al Transizione 4.0, che è un pacchetto di misure da circa 26 miliardi, che non è a rubinetto, quindi più gli imprenditori agricoli investiranno in ricerca e sviluppo, in innovazione, in attrezzature 4.0, nella sostituzione delle loro attrezzature, più quella misura avrà impatto economico sulla filiera agroalimentare. Quindi complessivamente nel settennato tra piano di ripresa, fondo complementare e la PAC abbiamo risorse ben maggiori che nel settennato precedente. È chiaro quindi che da questo elemento si parte, io credo che si sia arrivato a un risultato di grande soddisfazione. Frutto di un grande lavoro e se devo fare una critica però devo dire che la PAC quando è iniziato il percorso di riforma aveva un obiettivo forse quello principale legato alla semplificazione e alla sburocratizzazione. Ecco, io credo che questo sia l'elemento critico perché non penso che questa sia una PAC più semplice di quella pre-riforma. È però certamente positivo il fatto che si sia trovato il giusto equilibrio tra le esigenze che citavo prima della sostenibilità ambientale, le esigenze della sostenibilità economica del settore agroalimentare e attraverso la condizionalità sociale anche la creazione per la prima volta di quella terza gamba della sostenibilità. Che riguarda il diritto dei lavoratori ad avere contratti di lavoro stabili, certi e con un reddito dignitoso. L'agricoltura è un settore trainante e insostituibile per l'economia italiana, che produce reddito, lavoro, prodotti di eccellenza, valori immateriali, la
pensiamo a come il cibo sia strettamente legato alla cultura e alle tradizioni di tutti i territori. E in questo periodo di pandemia ha saputo comunque garantire cibo di qualità sulle tavole di tutti gli italiani. Sarà una PAC flessibile e questo è uno degli obiettivi che avevamo come paese. Vengono fissati gli obiettivi, i target, viene quindi implementato il New Delivery Model, quello che è stato chiamato New Delivery Model, cioè vengono fissati degli obiettivi da raggiungere e vengono dati degli strumenti ai paesi membri per raggiungere questi obiettivi. Perché abbiamo insistito sulla flessibilità di alcuni elementi? Perché è evidente che l'agricoltura nei diversi stati membri ha una radice e una base diversa da stato a stato. E quindi di fronte ad obiettivi comuni si devono avere strumenti, un range di strumenti diversi per poterli raggiungere, perché per ciascun paese sarà necessario implementare alcune politiche e da qui la necessità di un piano nazionale che per la prima volta vede il governo centrale non come passacarte, permettetemi di dire, tra l'Europa e le regioni, ma come perno centrale su cui impostare le politiche agricole del nostro paese. Vi do alcuni elementi essenziali della nuova PAC. Ci sarà un sistema di equità perché è prevista una ridistribuzione obbligatoria di almeno il 10% delle risorse attribuite ad ogni Stato membro in favore delle piccole aziende agricole. Questo consentirà, noi abbiamo un problema di dimensione media aziendale. Come in tutti i settori produttivi, peraltro, del nostro paese, consentirà quindi alle piccole aziende di crescere. Ci sarà un ritocco dei titoli, dove i titoli dovranno raggiungere almeno l'85% del livello medio nazionale di pagamenti diretti entro il 2026. Grande risultato, a mio avviso, è stato proposto dal nostro paese, sostenuto in modo molto forte e poi quindi portato a casa come risultato il 3% dei pagamenti diretti destinato alla gestione del rischio. Quindi una misura volontaria che ci consente di affrontare il tema del rischio in agricoltura legato al cambiamento climatico, agli eventi atmosferici sempre più estremi, quindi al vedere che ciclicamente ormai anno dopo anno le gelate, le alluvioni, tutte le intemperie, le grandinate, l'abbiamo visto anche molto recentemente, producono un danno agli agricoltori. Dobbiamo affrontare, ormai è evidente, questo tema come diritto degli agricoltori alla certezza del reddito. Aver implementato dall'1 al 3% la gestione del rischio è un obiettivo che abbiamo raggiunto. Grande sostegno ai giovani agricoltori, col 3% anche in questo caso dei fondi. Che dovranno essere girati gestiti per il cambio generazionale. Capping e degressività saranno elementi flessibili perché facoltativi per gli stati membri. Sostegno alle filiere in difficoltà con il mantenimento del livello attuale degli aiuti accoppiati al 13% più il 2% per le culture proteiche. Un'agricoltura che ha una forte architettura verde. Abbiamo il 25% per gli ecoschemi, del 25% del budget del primo pilastro per gli ecoschemi, con 2 anni di learning period al 20%, quindi con un obiettivo da raggiungere dal terzo anno in poi. 35% della dotazione finanziaria dello sviluppo rurale dovrà essere allocato per interventi climatico-ambientali, quindi l'architettura verde c'è, ma è sostenibile dal punto di vista economico.
Stiamo facendo una valutazione di impatto, ovviamente appena avremo i risultati sarà mia cura venirveli ad illustrare in commissione. Un nuovo pacchetto che stabilisce che i piani strategici nazionali siano allineati alle strategie sulla biodiversità è la strategia Front Four. Due documenti strategici che dovranno essere presi molto seriamente dagli Stati membri e dovranno accompagnare la redazione del piano strategico. La PAC prevede una condizionalità ambientale rafforzata per l'ottenimento dei pagamenti della PAC, che permetterà di indirizzare tutti gli agricoltori europei verso pratiche agronomiche benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere animale. Sono stati introdotti elementi anche di semplificazione, anche se, come dicevo, il risultato complessivo non può dirsi certamente il migliore possibile. Nell'ambito delle GAEC, delle buone condizioni agronomiche e ambientali, per quanto riguarda la rotazione delle culture, la diversificazione delle culture è considerata pratica equivalente, mentre sono previste specifiche esenzioni per aziende con meno di 10 ettari e per il riso. Questo viene incontro ad alcune nostre specifiche richieste, perché bisogna tenere conto appunto della diversità strutturale della nostra agricoltura, caratterizzata dalla presenza prevalente di aziende di piccole dimensioni. Sulle aree ecologiche, la GAEC 9, solo per gli agricoltori con più di 10 ettari di seminativi dovranno destinare almeno il 4% dei loro seminativi a superfici ecologiche non produttive. Anche su questo il valore iniziale era ben più alto, abbiamo chiesto un abbassamento che è in linea sostanzialmente con quanto oggi ogni azienda italiana ha, perché le caratteristiche geomorfologiche del nostro paese sono diverse dalle pianure francesi. La biodiversità per noi è un valore naturale dei nostri territori. Per indirizzare meglio gli aiuti verso coloro che hanno in Europa nell'agricoltura la propria fonte principale di reddito, l'intesa prevede che la definizione di agricoltore attivo sia obbligatoria. Tuttavia, sempre in un'ottica di semplificazione, sarà però possibile utilizzare i registri nazionali. Anche in questo caso, segnalo questa importante novità, perché su questi aspetti negli ultimi anni abbiamo visto molto spesso diverse correzioni finanziarie da parte della Commissione proprio sulla definizione che non era di agricoltore attivo non così precisa. La nuova PAC mira anche a dare maggiori strumenti per rispondere alle conseguenze, come dicevo, dei cambiamenti climatici. Su questo, peraltro, stiamo lavorando per la creazione di un fondo di solidarietà nazionale con un fondo di mutualizzazione nazionale, quindi che accompagni la norma già esistente. Io credo che si dovrà arrivare ad un obiettivo di semi-obbligatorietà o obbligatorietà dell'assicurazione per spingere o obbligare le imprese ad assicurarsi, dall'altra parte, con le risorse aggiuntive che abbiamo ottenuto. Come possibilità per gli Stati membri, dovremo ovviamente sostenere il costo dell'assicurazione da parte degli agricoltori in modo ancora più profondo di quanto già accada oggi. Per quanto riguarda il regolamento orizzontale, molto importante la previsione di una riserva di crisi da 450 milioni di euro, il mantenimento della soglia dei 2.000 euro per la disciplina finanziaria. È una disposizione che consentirà, in caso di applicazione della riserva di crisi, che le aziende beneficiarie di pagamenti diretti inferiori alla soglia di 2.000 euro siano esentate da ogni sacrificio. Per quanto riguarda il regolamento dell'OCM unica, vorrei evidenziare che l'intesa raggiunta prevede una dichiarazione delle tre istituzioni relativa alle norme per l'importazione di prodotti agricoli dei paesi terzi per tutelare i produttori europei dalla concorrenza sleale di taluni paesi terzi. Su questo elemento abbiamo lavorato in sintonia stretta con Francia, Germania e Spagna, con cui si è creato un dialogo molto costruttivo, soprattutto su impulso di Julien Denormandie, che è il ministro francese. Questa dichiarazione, che è fatta congiuntamente da Parlamento, Consiglio e Commissione, la riteniamo molto importante. È chiaro che noi nella nuova PAC stiamo chiedendo alcuni sforzi agli agricoltori per allineare le produzioni agricole agli obiettivi di sostenibilità.
È chiaro quindi che non possiamo pensare in un mondo così globalizzato, soprattutto sui prodotti agroalimentari, di dimenticarci la pratica di concorrenza sleale con paesi dove le previsioni di sostenibilità ambientale non sono così spinte come quelle che vogliamo implementare in Europa. Questo ovviamente non porta ancora oggi a una soluzione normativa come si sta, arrivando, come sta arrivando rispetto ad altre produzioni industriali, penso alla produzione di CO2 e quindi alla carbon tax, però credo che quello sia l'obiettivo. Quindi non potranno essere più adottati accordi commerciali con paesi terzi a condizioni più favorevoli rispetto alle regole vigenti all'interno dell'Unione Europea. Per quanto riguarda poi il pacchetto relativo al settore vitivinicolo, è cruciale essere riusciti a mantenere la dotazione finanziaria a livello nazionale per le misure da applicarsi a favore del settore. Il nostro paese si conferma così il primo beneficiario dei fondi UE per il settore vitivinicolo. Come vi dicevo prima, sono 324 milioni annui per ogni anno del settennato. La filiera ovviamente continuerà a beneficiare di un'organizzazione comune di mercato anche per la prossima programmazione, che è inserita nella cornice del nuovo piano strategico nazionale. Allo stesso tempo abbiamo ottenuto l'estensione al 2045 delle autorizzazioni per l'impianto dei vigneti, il consolidamento dell'azione di promozione dei paesi terzi, il rafforzamento delle norme in materia di etichettatura nutrizionale e di indicazione degli ingredienti per tutti i vini in un'ottica di semplificazione, sarà limitato all'indicazione del valore energetico in etichetta, mentre l'elenco degli ingredienti potrà essere fornito con metri elettronici identificati sull'etichetta o sulla confezione. Importante anche la norma che consente alle organizzazioni interprofessionali relative a prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica di adottare accordi sulla condivisione del valore, ripartendo costi e prodotti senza essere assoggettati alle norme UE in materia di concorrenza, e tali accordi non dovranno tuttavia avere l'obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale e eliminare la concorrenza o portare a squilibri della filiera produttiva. Quindi anche nel settore vino c'è una gestione dell'offerta che fino adesso non era possibile fare. Per quanto concerne il settore dell'olio d'oliva, la riforma prevede l'estensione al settore dei programmi operativi alla stregua di quanto avviene per il settore ortofrutticolo. Abbiamo ottenuto la modifica delle percentuali da applicarsi al valore della produzione commercializzata di olio per il finanziamento dei programmi operativi a favore delle organizzazioni dei produttori, al fine di evitare perdite rilevanti delle attuali risorse finanziarie oggi destinate allo stesso, con un phasing del 30% per i primi 2 anni, 15% terzo quarto anno, 10% nell'ultimo periodo dal 2023 al 2027. Il risultato raggiunto è frutto di una difficile mediazione che ci ha consentito di evitare l'applicazione della percentuale massima del 5% al settore dell'olio proposto dalla Commissione europea, ricalcando il modello previsto per l'ortofrutta. Tale percentuale avrebbe ovviamente danneggiato fortemente il nostro sistema produttivo. Tralasciando gli elementi di maggior dettaglio, ritengo che quello raggiunto nelle istituzioni europee rappresenti un compromesso equilibrato in grado di attuare una riforma significativa della politica agricola comune in un'ottica green, sociale e di rafforzamento delle filiere. Ovviamente è un compromesso. E come tale, alcune delle nostre richieste sono rimaste inevase, ma così come sono rimaste inevase altre richieste, da parte di altri paesi. Per quanto riguarda, l'entrata in vigore, come noto, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 le nuove regole. Gli Stati membri dovranno predisporre un piano strategico nazionale da inviare alla Commissione entro la fine di quest'anno. Ora quindi la palla torna a noi, dobbiamo strutturare interventi incisivi evitando inutili complicazioni burocratiche. Questo è il lavoro che attende ovviamente il Ministero, le Regioni e le associazioni riunite nel tavolo di partenariato che abbiamo convocato per la prima volta nel mese di aprile e che ora sta entrando nel vivo dei lavori tecnici che poi appunto approderà entro
entro il mese di luglio la convocazione di un ulteriore tavolo per appunto monitorare lo stato d'avanzamento dei lavori. Tra le decisioni più urgenti abbiamo quella sulla convergenza interna da applicare a partire dal 2022. È una scelta molto importante su cui io personalmente ho intenzione di promuovere un dibattito con le regioni e le parti economiche nei prossimi giorni, tenuto conto che la decisione deve essere notificata alla Commissione europea entro il prossimo 31 luglio. Io, come ho dichiarato più volte, la mia proposta sarà quella di riprendere il percorso di convergenza che è stato sospeso in epoca Covid. Non possiamo ovviamente sprecare questa opportunità per, in generale, per ricostruire il rapporto che deve esserci tra le regioni, lo Stato centrale e tutte le associazioni di categoria. Per gestire al meglio la complessa macchina amministrativa collegata all'implementazione del Piano Nazionale e alla nuova PAC, dobbiamo puntare sul potenziamento delle strutture esistenti e sulla valorizzazione delle competenze. Su questo versante voglio ricordare che nel corso del biennio 21-22 assumeremo presso il MIPAF 140 unità di personale, con competenza specifica anche nel campo della digitalizzazione e la gestione degli investimenti pubblici, perché il supporto anche del Governo centrale, quindi del Ministero, nell'attuazione della nuova PAC dovrà essere sempre più efficace e efficiente per consentire a tutti gli agricoltori di sfruttare tutte le opportunità che la PAC e il piano consentono. Per quanto riguarda il Ministero, non c'è soltanto l'assunzione diretta di personale, abbiamo anche autorizzato l'assunzione di 61 unità presso AGEA, che è struttura deputata ai pagamenti previsti dai fondi europei e nazionali di agricoltura, pagamenti che intendiamo velocizzare anche grazie a uno snellimento burocratico che vada a beneficio delle imprese. È nota la criticità che molto spesso ci viene rappresentata, penso anche a ciascuno di voi sui propri territori, da molti imprenditori che hanno un ritardo nell'erogazione dei pagamenti diretti o le altre forme di pagamento di sostegno da parte di AGEA. Credo che ci siano oggi le condizioni per fare un passo decisivo verso la velocizzazione, la sburocratizzazione attraverso la creazione di piattaforme informatiche che siano interconnesse ai servizi gestiti da altre amministrazioni, perché questo è un tema centrale, ma su questo le risorse sono importanti. Per quanto riguarda più nel dettaglio il piano strategico nazionale, io credo che oggi è veramente il momento delle scelte. Noi abbiamo un'agricoltura che è basata sulla distintività, sulla grande capacità di legare territorio, cultura, ambiente e prodotto agroalimentare. La sfida è mettere un freno e un muro verso l'omologazione della produzione agroalimentare, che invece è un obiettivo di qualcuno. E questo lo possiamo fare soltanto concentrando le risorse, che sono ingenti ma non sono infinite. E quindi facendo un percorso di scelta chiaro su quelle filiere che sono per noi essenziali. Non possiamo più pensare e non possiamo più permetterci di avere una PAC che viene spacchettata, suddivisa tra tutti gli imprenditori agricoli in modo uguale. Il contributo a pioggia è banalmente consente un maggior una minore, come posso dire, una minor criticità nell'erogazione, perché accontenta un po' tutti, ma non consente alle filiere di crescere. Credo che assieme dobbiamo prendere queste decisioni, assieme ovviamente alla sezione di categoria, assieme a tutti i portatori di interesse, assieme al Parlamento, però non è più il momento di rimandare le decisioni e le scelte. Ovviamente sul piano strategico, non appena i lavori del piano preparatori e anche su base tecnica avranno portato i primi risultati, sarà mia cura tornare nelle commissioni e illustrare ciò che il percorso avrà prodotto fino a quel momento. Rimango a vostra disposizione per le domande, risponderò ovviamente a tutte le questioni.